servizio viabilità della provincia di Pesaro Urbino e si occupa della manutenzione straordinaria delle strade, dei ponti e dei viadotti dell'intero territorio provinciale che si estende per circa 1200 km di viabilità provinciale. E, oltre agli interventi di asfaltatura e di manutenzione straordinaria dei dissesti, ultimamente abbiamo concentrato gran parte delle risorse che ci sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture sulla progettazione e programmazione degli interventi sui ponti. Nell'ambito della programmazione triennale del MIT, annualità 2021-2023, sono previsti interventi per oltre 11 milioni di euro che interessano circa 40 ponti in questa triennalità. Sono in itinere interventi sul ponte Cerbara, a confine tra il comune di Colli Almetauro e Terre Roveresche. Staranno a breve per iniziare i lavori sulla SP5 nel comune di Fossombrone e sulla SP Morolla nel comune di Cartoceto. Siamo sulla SP92 Cerbara, che praticamente collega Fano con Piagge e la zona di Villanova di Colli Almetauro. Ci dirigiamo verso il ponte sul Metauro, che è uno dei ponti più lunghi delle strade provinciali della provincia di Pesaro Urbino. Ha una lunghezza di circa 200 metri, è composto da 9 campate di circa 22 metri e mezzo ogni campata, e stiamo facendo un intervento sistemazione di tutto il piano viabile per impedire infiltrazioni degli agenti atmosferici. Poi come secondo intervento facciamo anche le barriere bordo ponte nuove, quindi diciamo attualmente il ponte è chiuso, chiaramente ha creato dei disagi, però tutto è finalizzato alla sicurezza appunto della viabilità. È un ponte che è stato realizzato negli anni 70 e quindi aveva bisogno di un intervento diciamo complessivo di ristrutturazione. Ci avviciniamo appunto al punto di cantiere prima del ponte, dove ci sono le deviazioni del traffico sulla superstrada, e quindi diciamo il cantiere in questo modo ha la possibilità di lavorare a tutta sede del ponte e non avere problemi di, diciamo, di interferenza con il traffico. Ecco, siamo all'ingresso del ponte, al chilometro 8 della SP92 Cerbara. Come vedete è stato fresato tutto il piano viabile fino ad arrivare alla soletta del ponte, che poi verrà impermeabilizzata completamente e ricostruito tutto il manto stradale con uno strato di binder e poi successivo tappetino. In questa prima fase abbiamo fatto anche i cordoli che sostengono il futuro guardrail, che verrà realizzato con una barriera a bordo ponte a norma con un successivo intervento. Quindi abbiamo due interventi, il primo da 250.000 euro e il secondo sempre da 250.000 euro finanziati dal decreto ministeriale del MIT, il Ministero di Infrastrutture, che finanzia appunto per il triennio 2021-2023 un finanziamento complessivo di circa 11 milioni di euro. Ecco, questa è tutta la pavimentazione fresata e abbiamo riscoperto la vecchia soletta. Questi sono i giunti di dilatazione che praticamente verranno poi ricostruiti con dei giunti neoprene, rifatta tutta l'impermeabilizzazione. Questi, come vedete, sono i cordoli che poi sosterranno la nuova barriera a bordo ponte. È un ponte lungo, come dicevamo prima, 200 metri, è uno dei ponti più consistenti della viabilità provinciale, è stato realizzato negli anni 70, è composto da 9 pile che hanno un interasse di 22 metri e mezzo, una larghezza di circa 9 metri. È un'opera diciamo molto importante nel territorio perché collega tutta la vallata qui del Basso Metauro con le zone collinari ed è a cavallo fra due importanti comuni, i nuovi comuni che sono Colli Almetauro e Terre Roveresche.
Siamo sulla strada provinciale 5 che collega Fossombrone con Ghilardino, Sant'Ippolito e a salire fino a Fraterosa, e qui abbiamo un ponte che è parallelo al ponte della superstrada, dove anche qui faremo un intervento di sistemazione del piano viabile, impermeabilizzazione e sostituzione delle barriere con appunto barriere a norma bordo ponte. Una struttura in cemento armato un po' vetusta, dove noi interverremo appunto per impedire le infiltrazioni e interverremo su quei copriferri che sono in qualche modo un po' compromessi, anche se strutturalmente il ponte non presenta particolari problemi. Verrà rimossa la vegetazione infestante e verranno rifatte le barriere, buttate via quelle barriere in cemento con delle barriere in acciaio punto bordo ponte tipo H2. L'intervento complessivo è di 250.000 euro. Ecco, ci stiamo avvicinando, questa è una strada privata che passa appunto sotto il ponte, che sarà anche la strada di cantiere per fare gli interventi di miglioramento della struttura dal punto di vista del recupero appunto del copriferro, la sistemazione del calcestruzzo malorato e la sostituzione di quelle vetuste barriere che vediamo sul posto. Rifacciamo i cordoli appunto di tenuta della barriera bordo ponte. Questo è, diciamo, uno dei tanti interventi che faremo con questo finanziamento triennale di circa 11.300.000 euro, che prevede appunto la sistemazione di diversi ponti. È uno dei primi, diciamo, finanziamenti importanti che il Ministero delle Infrastrutture ha rivolto appunto ai ponti e ai viadotti della provincia, mentre prima, diciamo, con le risorse relative alla sistemazione viaria avevamo previsto degli interventi minimali sui ponti, appunto perché le risorse erano proprio limitate. Ecco, qui vediamo il copriferro ammalorato in diversi punti, come possiamo vedere qui è quasi si distacca, quindi faremo degli interventi di ripristino dei pilastri, mentre invece sull'impalcato non si notano particolari problemi. Qualche trave leggermente ammalorata, però con diciamo una funzionalità strutturale ancora buona. Quindi con questo intervento di sistemazione del piano viabile, impermeabilizzazione, sistemazione dei giunti e delle barriere bordo ponte di protezione laterale riusciremo ad avere, diciamo, una durata di vita del ponte ancora per diversi decenni. Siamo sulla strada provinciale Morolla che collega Cartoceto con Monbaroccio e abbiamo questo ponte, che è un ponte di dimensioni abbastanza limitate, un ponte ad arco, però ha una discreta altezza rispetto all'alveo del corso d'acqua. È un ponte che ha bisogno di qualche intervento di ricucitura della struttura muraria. Interverremo anche su questi parapetti che sono in muratura e verranno sostituiti appunto con parapetti in acciaio, e inoltre, diciamo, interverremo sulla pavimentazione stradale per ricreare una certa impermeabilizzazione e poter garantire una durabilità sia della struttura che del piano viario. Grazie a questo finanziamento, che, come dicevamo, riguarda tutto il territorio provinciale in questa triennalità dal 2021 al 2023 di circa 11.800.000 euro, la provincia ha programmato l'intervento su oltre 40 ponti e ci permette di avere una sicurezza su tutta la viabilità provinciale, e in particolar modo intervenendo appunto su ponti e viadotti.